Questa esperienza che vi proponiamo è un doppio rito, perché la prima di queste esperienze è un'esperienza acustica. Andiamo a interrogare le voci delle chiese. Come suona questo posto? Il suono dura, il suono risponde e la chiesa dà altri suoni al suono che faccio io. Dall'altra parte un rito, è un vero rito che è il rito dell'ascolto, ma anche il rito della condivisione del dolore. Allora, lo Stabat Mater è il pensiero del dolore e della consolazione dal dolore. Quindi è proprio il toccare l'elemento simbolico più forte, la madre che perde il figlio, come dolore di tutti però, come dolore collettivo. Il suono è importante perché garantisce l'argine al dolore. Il rito è fatto di movimento e suono, di camminare oscillante e ondulatorio e di suono che guida. Ci dà un orizzonte di senso, ci dà un modo di ritornare al vivente. Ci permette di viverlo perché sappiamo che non ci perderemo. Il suono è una grande sapienza, perché il suono tocca il corpo. I cantori si muoveranno tutto intorno. Sono il Faber Theater. Vi sentirete il suono che vi arriva da dietro, da davanti, che si avvicina o che si allontana, o che si muove e invade tutto lo spazio. Ho scritto la musica di questo Stabat, che è stata organizzata su testi sacri di varie tradizioni. C'è il latino, c'è il siciliano di Trapani, c'è il sardo di Bolottana, ci sono proprio ritmi e colori diversi di questa musica. E c'è il silenzio che è ascolto dello spazio, il silenzio che non è mai silenzio perché è paesaggio sonoro. Dei due giorni studiamo come canta la Chiesa, come risponde al suono la Chiesa e poi andiamo a mettere i pezzi nello spazio per dare alle persone tutte le voci possibili con cui la Chiesa può rispondere. La velocità va bene, il volume va bene. È molto bello, tutte le note tenute sotto al solista e tutto è molto buono. Anche Marco, un'ombra di pronuncia in più delle consonanti. Non più volume, eh? Ok. Più vai verso il centro e più è ampio. Più vai verso il lato e più è netto. Perché qua c'è una grandissima durata con un accumulo di armonici. Aspettate più che quello che l'orecchio vi direbbe. Diventa sempre più chiaro il testo, più ti sposti di là. Vediamo che succede là. Mi fate a crucifige, crucifige? Lo proviamo lì e lo proviamo nella posizione corrispondente dopo il pilastro, va bene?
Questa è una bellissima collaborazione che mette insieme scienza da una parte, arte, musica, espressione dall'altra. Il problema dell'acustica degli spazi chiusi è che la percezione, a differenza di quello che avviene negli ambienti aperti, è influenzata dalle riflessioni di tutte le superfici, quindi del pavimento, del soffitto, delle pareti laterali. E poi l'altro aspetto molto importante legato alle riflessioni è la spazialità del suono, che è un fatto su cui voi lavorate tantissimo. La percezione della direzione del suono, nel senso di essere avvolti dal suono, evidentemente dipende molto dalle riflessioni. Vogliamo misurare questa spazialità con un microfono che abbiamo portato qui con noi, che è lo Ziglia, che è questo microfono con 19 capsule, che registra effettivamente il suono da ogni direzione. E poi un'altra misura che facciamo è con Antonella, quindi usiamo lei come un manichino umano e quindi rispetto alla geometria della sua testa noi misuriamo questa risposta binaurale. In realtà è crucifige, è misurato con quelli che sono i parametri psicoacustici. Quindi la sharpness, la loudness, parametri che tengono conto un po' della percezione. Infatti sarà molto interessante vedere tra le diverse chiese come è cambiato poi questo aspetto, no? La prima cosa che mi ha colpito entrando è la luce come materia. Le parole che mi sono emerse immediatamente sono schiettezza, tenerezza, vicinanza, umanità. Un posto in cui arrivi e ti fermi, in cui stai. Ma io l'ho sentita amica, l'ampio spazio mi ha fatto la sensazione di possibilità, come dire, troverai anche tu il tuo posto. E l'altra cosa rispetto a tante chiese che abbiamo visto, è mi sembra un luogo più di domande che di risposte, no? Io trovo che c'è una parentela molto grande con alcuni grandi dell'architettura, Louis Kahn, per esempio, no? No, per cui c'è l'umano che entra potentemente nei particolari e prende possesso di una struttura che originariamente era più astratta. Sono due architetti molto importanti del razionalismo italiano, Luigi Figini e Gino Pollini. È una specie di ricerca di equilibrio attraverso la asimmetria. Lasciatevi sprofondare nel suono e vedete che cosa accade a voi, che emozioni o pensieri o immagini si aprono dentro di voi. Anima dolente, anima piangente.